Molti di voi abiteranno in un palazzo e magari non in un intero palazzo, ma almeno in una porzione di palazzo, quella che definiamo appunto appartamento. Tutto questo nominare il termine palazzo perché oggi il video è dedicato proprio al palazzo per eccellenza e anzi a quel palazzo che ha dato a noi il termine palazzo. Non so se sono stata chiara, ma partiamo dall'inizio. Siamo all'epoca della Roma repubblicana e della Roma della primissima Roma imperiale, quando vivere sul Palatino è un vivere da gran signori. C'è una vera e propria gara a conquistarsi un posto al sole sul colle, un po' come oggi vivere nelle parti più alte della città. Fa chic, anche all'epoca vivere sul Palatino e quindi a ridosso di quello che è il cuore pulsante della città, che è il Foro Romano, è veramente un gran bel vivere. E per esempio Catullo ha una casa sul Palatino, lo stesso Cicerone, e anche Ottaviano ha una casa, anzi addirittura nasce proprio sul Palatino. Le cose cambiano appunto proprio con Ottaviano, che pian piano comincia a conquistarsi una parte sempre più ampia di questo colle, tanto che quando diventa imperatore decide di vivere proprio là, appunto, da imperatore. Non è niente di fastoso il primo palazzo imperiale di Roma, anche perché lo sappiamo, Ottaviano, poi Augusto, è il campione dell'understatement, quindi vive sempre, o pare abbia sempre vissuto, in una piccola residenza con una piccola camera da letto che ha occupato per 40 anni, un po' come se ancora noi vivessimo nella nostra cameretta. Quel che succede è che però appunto tutti gli imperatori, chi più o chi meno, ma la maggior parte degli imperatori dopo Augusto decideranno di vivere anche loro sul Palatino e di ingrandire sempre di più questa reggia straordinaria. Il termine palazzium appunto deriva da Palatino, quindi ancora oggi entrando nell'androne per controllare se c'è posta possiamo certamente pensare alla grandezza dell'antica Roma.